Il Prince William ha ammesso di amare la musica da club degli anni 90 e no, mentre ha conferito a Simone Mayo un MBA, la leggenda del gin di Radio 1 ha condiviso la sua conversazione con il Duca di Cambridge su Twitter, mentre gli è stato presentato l'onore a Buckingham Palace. William e la principessa Anna si sono uniti per consegnare ai destinatari gli onori reali mercoledì alla prima investitura che si terrà a Buckingham Palace in 2 anni, il signor Mayo ha twittato, quindi è successo. Il principe William ha bloccato. Un atto di classe. Abbiamo parlato di Radio 1 e di come amava Faithless, Insomnia e Spiller, Groove Jet. Ho suggerito che era chiaramente un po' un clubber. Ha poi pubblicato un tweet di follow-up, ha detto che forse un clubber segreto, ovviamente ho inserito Drive Time su GHR, Greatest Hits Radio, suggerendo che avesse l'età giusta per unirsi a noi. Groove Jet è stato un successo disco per Spiller con Sophie Ellis Bextor nel 2000, mentre Insomnia di Faithless è ancora popolare sulle piste da ballo. Il signor Mayo, 63 anni. Ora presenta uno spettacolo di guida su Greatest Hits Radio, dopo aver lasciato la BBC nel 2022 dopo 40 anni, ha detto che ricevere il suo MBA è stato un brivido e un'esperienza straordinaria, ha riferito il Times. Tuttavia, ha anche rivelato alcune emozioni più negative che si sono insinuate, dicendo, sospetto che la maggior parte delle persone, quando si presenta per un premio, pensa, me lo merito davvero. Punto. Penso di aver sentito molto la sindrome dell'impostor. Il principe ha precedentemente condiviso i dettagli dei suoi vari gusti musicali in un podcast l'anno scorso, ammettendo che il Waka Waka di Shakira è uno dei preferiti dai suoi figli, il principe George, 8 anni, e la principessa Charlotte, che lunedì hanno compiuto 7 anni. Ha anche rivelato che l'inno rock Thunderstruck degli AC/DC è una delle sue tracce preferite per la motivazione del lunedì. Ha detto, non c'è niente di meglio di lunedì mattina, quando hai gli occhi annebbiati dopo il fine settimana e cerchi di tornare alla routine della settimana.